Sul neutro del Mariani Pavone di Pineto va di scena il recupero della seconda giornata di campionato, gara interrotta al 13° del primo tempo lo scorso 26 settembre a causa dell'infortunio accorso al direttore di gara. Guido Di Fabio conferma per 10 undicesimi la formazione presentata nel derby contro l'Avastese, con il solo Corticchi a centrocampo chiamato a sostituire Marianeschi. Non recupera Terrenzio, al suo posto c'è Orlando. Un cambio anche per mister Carmelino Gioffè, che rispetto alla gara vinta contro il Castelfidardo mette in campo Manè al posto di Del Ricarri. Per il resto spazio in avanti a Esposito, Tortori e Casolla alle spalle di Broso. Subito concentrato e propositivo il Castelnuovo, che impensierisce subito il portiere ospite con Corticchi al 15°, con un tiro al limite mazza festa, si attento e allontana la sfera. Il Castelnuovo continua a spingere alla ricerca del gol del vantaggio, ma al 28° arriva la giocata che sblocca la partita. Esposito lavora bene un pallone sulla sinistra che arriva ad Antezza, il centrocampista dai 25 metri tira fuori dal cilindro una conclusione che lascia impietrito Grace. I neroverdi accusano il colpo e non riescono più a manovrare con disinvoltura, e così il Fano prova ad approfittarne con la discesa sulla destra di Gualtieri, ma la conclusione dell'esterno esce di poco. Decisiva in questo caso la deviazione di un difensore in maglia nero-verde. Come domenica scorsa, ancora un errore di leggerezza spiana la strada ad Esposito, che si invola verso la porta avversaria, ma un super Orlando recupera e dice no all'ex fantasista del campo basso. Con gli stessi effettivi in campo del primo tempo, la ripresa propone subito la timida risposta dei padroni di casa con Degidio, ma la girata di testa del numero 7 finisce lentamente tra le braccia di Zafestas. Si dispera a centroarea Ripa, che pregustava già la sponda del compagno per la conclusione verso la porta. Di Fabio prova a mischiare le carte e manda in campo Modugno al posto di Petronelli, passando a un 4-2-4 in fase di spinta. La mossa è vincente, dato che al 23° il Castelnuovo trova la rete del pareggio. Fa tutto Stefano Degidio, bravo ad accentrarsi e dal limite dell'area di rigore a trafiggere l'incolpevole Zafesta, smesso fuori causa da una deviazione. I padroni di casa cavalcano le ali dell'entusiasmo e due minuti più tardi passano a condurre. Azione insistita di Emili in area di rigore con la sfera che giunge dalle parti di Degidio, bravo questa volta a vestire i panni di assistman e servire a Ripa un cioccolatino che il numero 9 deve solo spingere in rete per il suo secondo gol consecutivo dopo quello nel derby. Ribaltata la sfida, il Castelnuovo non rinuncia a spingere, da Comodugno anche l'occasione per mettere in ghiaccio la gara, ma la sua conclusione ad incrociare fa la barba al palo. Al triplice fischio finale, gioia in casa Castelnuovo per una vittoria che proietta la formazione di Di Fabio al secondo posto solitario dietro al Trastevere.